A Blender? Che cos'è sta Blender? Quella Blender! Sono rimasta incollata! Hai messo prima il mascara! E non si mette prima il mascara! No! Ciao a tutti! Guardate, oggi sul mio canale c'è Katie. Ormai ciao, la raga. Conoscerete, abbiamo fatto un sacco di video insieme, in realtà sempre a coppie, insieme sempre a coppie. Luca e Fabio. Ma Luca oggi le abbiamo lasciate a casa. Infatti, ciao belli! Qua sul mio canale solo donne, invece sul vostro canale Luca e Katie faremo un video speciale dove ci sarà anche Fabio. Oggi abbiamo deciso di truccarci scambiandoci i beauty. Io sono super curiosa, tra l'altro il tuo beauty è fantastico. È carino, vero? C'aveva anche l'accetto ma non l'ho trovato, non mi ricordo dove l'ho messo, perché può essere una borsa. Tra l'altro ce l'ho anch'io perché a Disneyland siamo state insieme, abbiamo girato un video anche là e ci avevano dato questi beauty stupendi. Bellissimi. Prima di fare lo scambio mi raccomando lasciate un mega like per questo video e se non siete iscritti ai nostri canali iscrivetevi, mi raccomando. Scambio fatto, quindi surprise. Mi ha aperto da quanto non ci sarò. E ho già visto che c'è una cosina così carina. Amore, lui è un kabukino. È un kabukino, quindi c'è un micino di Adri. Un mini kabuki. Pensavo fosse più pieno il tuo beauty. Più pieno di così, è la faccia. Il mio sta straripando. Sì, ma è più piccolo. È più piccolo, è più piccolo. Ma che cos'è questa cosa carina che hai? Sentila. Beh, è una ciambella. Annusala. Profuma. Vediamo. Questa me l'ha regalato la Nange, la mia amica, la stylist di Londra che fa Revolution. Bello, sì, sì, sì. Stupendo. Fondotinta, io questo fondotinta non l'ho mai usato, Rimmel. Io mi trovo molto bene perché è molto leggero. È delicato, è nude, quasi trasparente. Okay. Per cui non lo senti sul viso. Okay. Che cos'è questo? Questo è il primer viso. Ma a cosa serve il primer? Tu non usi mai il primer prima? No, no, magari lo uso, ma non so che cos'è. Si mette prima del fondotinta per uniformare il viso. Ah, per... io metto una crema viso, quindi ho quella di Hello Body. Ecco, in teoria si mette crema viso, primer, fondotinta. Ah, e metto quello della L'Oreal sempre che opacizza. Esatto, più o meno la stessa. Ah, ok. Idratante. Infatti, quindi opacizza sento. Ma idrata, è di Benefit. Ah, buono. Questo fondotinta, tra l'altro, secondo me noi abbiamo la stessa tonalità di pelle, quindi... Beh, io sono stata anche alle Maldive, quindi teoricamente sono anche abbronzata, quindi... Infatti, che fortunata. Pensa come ero prima, no, forse è un po' più scuro del mio incarnato in realtà. Sì, vediamo. Perché l'ho preso un pochino più scuro perché sapevo già quanto mi sarei abbronzata, quindi pare. Questo. Invece tu cosa usi per il fondotinta? Tinta? Io questo qua in realtà, okay. Questo qua di Bottega Verde lo puoi stendere anche con le dita perché è molto fluido, okay. Però se vuoi ti do anche una blender. Ma blender? Che cos'è sta blender? Quella blender! Che cos'è la blender? Raga, sembra un nome di una boy band. Oh. La ci blender. Sentiamo la blender. La blender. Ah, eccola, questa è la blender. Sì. Secondo me questo fondotinta è un chiaro. Po' chiaro per il tuo incarnato. Va bene, usiamo un po'. È super chiaro. Io sono più chiara di te. Va bene, non c'è problema. Infatti adesso sono un po' più abbronzata con questo fondotinta. Anche se in e io video... sarò più bianca invece. Ecco, questo è quello che uso io prima di partire. Ecco. Sulle Maldive. Però se lo sfumi bene secondo me non sarà proprio tragica la situazione. Ma buono anche questo, dai. Sì, è buonissimo. Ma tu lo metti sugli occhi il fondotinta, domanda, da un milione di dollari. Si mette sugli occhi? Ma in teoria un po' sì, bisognerebbe metterlo un po' ovunque. Ah, okay. Dipende, magari faccio proprio così una passata. Perché io vedo quando fanno beauty che si truccano, che prima truccano gli occhi, mettono l'ombretti. Ah sì, se fanno poi... un make-up molto pesante sì, perché, sennò poi l'ombretto cade sulla base e devi rifare la base. Quindi fai prima gli occhi e poi la base. Non l'ho mai capito. Ma come mi mancava, Katie? Amore, anche tu tanto. Non ci siamo viste per un sacco. E sì, siamo appena andate a mangiare a pranzo. Sì, è vero. Sono piena come un maialino. Dai. Vedo che l'hai usato molto il tuo prodotto sopracciglia. Ma sai che ce l'ho da un botto di tempo, Non vedo la marca, che cos'è? Io che cosa uso invece? Tu ce l'hai qualcosa? Sì, per le sopracciglia io uso la matita Precisely My Brow Pencil di Benefit. Questa okay. qua. Sì, che da una parte ha lo spazzolino e dall'altra la mina. Quindi io faccio sì, devi così. Come far finta di fare i peletti. Questo è, sì, un effetto, è un effetto molto naturale, quindi è proprio come le tue sopracciglia. Invece il mio è abbastanza scuro, eh. Questo è più scuro. Pensa che io uso anche un altro, uso quel pennellino lì, però uso un ombretto che è sia grigio che marrone molto scuro. Okay. E li mischio insieme e uso l'ombretto. Tu ce l'hai il bronzer? Tu sei un correttore? Sì. Correttore, guarda, cercalo, è di, ci sarebbe quello di Shiseido. Ah, questo? Quindi io vado subito poi di correttore. E tu poi hai un profumo. Metto l'ombretto, sì, è uno dei miei profumi preferiti, è Miracle di Lancome. Ah, è buono. Il mio preferito in assoluto. Ok, wow. Io qua vedo Kiko, che cos'è?
Questo come si spalla? Un ombretto azzurro che io non metto non mai. Non è azzurro, è un argento brillantinato, molto bello. Quindi anche se lo sei, fai okay. così tamponi, ti lascio i brillantini. Davvero? Sì. Beh, lo mettiamo, questo è un colore che io non uso mai. Perso ma male. Anche tu hai il correttore. Sì, io uso quello lì. Ah, questo è un correttore matitone? Matitone, sì, sì, comodo. Ok. Che è tipo, come forma, tipo il cabuchino. È vero. Quadrato, sì, solo che è un cabucone. Bello, molto fluido anche se è matita. Sì, sì, però preferisco questo qua, preferisco il tuo io. Ah, sì? Sì. Tu hai le occhiaie di solito? Sì, tante, cioè più che altro non ho le occhiaie nere, viola, ma io sono molto scavata qua. Ho fatto un video con una ragazza cinese e sì? mi ha svelato, lei è un influencer cinese, che un trucchetto per far andare via lo scuro sotto gli occhi. Loro fanno bollire un uovo e quando l'uovo è ancora caldo, cioè l'uovo sodo, caldo, lo passano sullo scuro e passa. Mamma. Da provare. Hai una cipria per caso? No. La usi la cipria? No, non la uso perché... Ok. Non la uso perché questo fondotinta che tu usi... Sì? Comunque mi opacizza abbastanza. Okay. Ecco, il correttore lo metto anche nei punti luce, tipo... Sì? Qua, tra il naso e il mento. Sì? Io passo direttamente al blush, vedo che è un blush di Kiko Ocean Feel. Mi piace come colore, però ho lasciato a casa l'altro che è invece marrone, okay. che è sempre della L'Oreal. Ah, quindi non hai il bronzer? No. Ok, usiamo solo il blush. Ho lasciato a casa perché era rotto. Va bene. Quindi si spappolava lì dentro. Si rompono sempre i blush. Sì. Un trucchetto per quando vai in viaggio e non vuoi fare rompere i bronzer è mettere un dischetto di cotone, così. Ah! Così non si rompono. Facilissimo. Cosa che io so ma non faccio mai, quindi li rompo anch'io. Questo qua che questo è l'illuminante. Ah, questo è l'illuminante, quindi sì. lo uso dopo. E come ombretto invece? Come ombretto sono queste due palettine di Fenty Beauty, queste molto carine. Due? Sì. Tu di solito che colori usi di ombretti? Io uso il dorato e poi vado a sfumare con un bordeaux vinaccia. Ah, quindi più o meno. Vado a fare l'effetto qua più scuro. Okay. Born to Glow NYX. Allora. Ok, anche questo vedo ti è piaciuto tanto. Sì, ma quello lo uso con molta parsimonia. Oh no, non devo no, sprecarlo. No, vai. Quindi mischio quello che voglio? Sì. Okay. Allora io uso l'oro di questa palette di NYX Born to Glow e lo metto nell'angolo interno. Wow! È un rosa. Bello! Sì, a me piacciono i colori sul dorati perché poi quello lo uso anche come illuminante. Molto carino. Io me lo spalmo col dito. Ah, anche qua come illuminante qua? Sì, sì. Ok, usiamolo anche come illuminante. Volevo provare questo qua azzurro di Kiko. Quindi tu lo metti su tutta la palpebra questo azzurrino? Oppure solo al centro per dare un po' okay. di effetto e anche un po' qua sulle guance come sempre come illuminante. Sulle guance azzurro? Beh, ma no, ma proprio poco, poco, tamponando per lasciare solo i brillantini, perché io sono in fissa con i brillantini. Ok, beh, effettivamente è super luminoso. Io adoro i brillantini. Anche questo è molto bello, lascia subito. Allora. Che bello, sto mettendo questo rosa nella piega, mi piace un sacco. Anch'io l'ho messo, molto bello. Ok, adesso metto il bronzer. Sì, questo tu che puoi. Rimmel. Io che posso bronzer, perché sono bronzer. Tu sei bronzer. Ok, io ho fatto questo make up rosissimo. Ma okay. si mette qua in mezzo? Il bronzer, sì, tipo qua. Così. Non più su. Esatto, dovresti arrivare fino a metà occhio massimo. Brava, proprio così. Lì. Esatto, che ti va un po' a spinare il viso, a dare un po' più di tridimensionalità. Esatto, c'era un periodo che lo mettevo troppo vicino alla bocca, sembrava che avevo i baffi. Magari li avevo lo stesso veramente, però diciamo che me li evidenziava perché... Eyeliner lo usi? Sì, uso l'eyeliner oggi, no, in questo periodo non lo sto usando. Ok. Preferisco l'occhio molto però tranquillo e labbra più scure. Sì, 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 l'ho messo. Ok, lo metto io. Questo vai. Mi piace un sacco, quello di Benefit lo uso anch'io, roller liner. Sì, è comodo. Quindi, anche io vado a periodi con l'eyeliner. Adesso preferisco più senza. Ok, vado con questo strano aggeggio. Io raga non l'ho mai usato, quindi non guarda, so. Io non lo uso sempre, però questo l'avevo comprato in America ed è strabello, di Too Faced. Come si usa? Devi avvicinarlo alle ciglia e... Ma alla base o in mezzo? Alla base. Devi piegarle, vedrai che poi il mascara quando lo metti sembrerà molto più bello. Schiaccia forte. Sono rimasta incollata. Perché avevi un po' di mascara di prima, secondo me. No, adesso l'ho messo. Hai messo prima il mascara. E non si mette prima il mascara. No. Ecco perché ho fatto sto casino, raga. Ecco perché è rimasto. Che casino. Prima si mette, prima si piegano e poi si mette il mascara. Ah, è
pensavo al contrario. Allora niente, skippiamo questa parte allora. Ho già fatto il danno, ragazzi. Adesso c'ho un occhio più voluminoso dell'altro. Allora vabbè, allora piegatelo anche di là. Magari ci sono delle scuole dopo di pensiero per cui si può anche mettere dopo. Infatti, io ho sempre visto basta metterlo non dopo. Non ti fai pasticci tu, cioè quello è l'unico problema. Mi sono solo incollata. Vado ora, tu hai la matita. Sì. Della Nude. Quella è Cosmo & Fye, l'ha fatta la mia amica Fatima. Bellissima questa matita, ragazzi. Sì, è bella. È colore perfetto. Bello, bello. Dopo faccio una foto così me la prendo anch'io. Super bella. Grazie Fatima, ti contatterò. Oh, che bello. Bello questo NYX Lingerie. Bellissimo. Voglio vedere tu che rossetti hai. Allora, hai questo qua di Kiko. Mm-hmm. Molto bello. Bello nude. Lo stesso colore. Fate tutto uguale, ma come? Fantastico. Hai solo questo o hai messo altro? Ho messo il lucido labbra, quello là sempre di Ok, magari metto il lucido, metto questo più lucido. Sì, che è molto bello. Questo che cos'è invece, Adri? Quello è lo spray fissante del make-up di Fenty Beauty. Ma così fissa veramente? Sì, certo, ti fissa tutto il make-up così puoi registrare anche per ore e ore. Io uso ancora la lacca come faceva mia nonna. Come? In mia... faccia? Sì. Katy! Tanto sai, ero abituata a mettermi la lacca quando avevo 14 anni per farmi sti capelli con la coda alta, tiratissima. Ma non farà benissimo la lacca in faccia. Faccia. Vado, quindi fissa. Vai, fissa. Sarà più delicato della lacca. Sarà più piacevole, forse. E ti ho aperto la bocca. Eccola. Comunque molto piacevole. Ma tu hai anche questo metallizzato. Sì. Magari ho metto quello per variare. Vai, vai, metto. Però metto il rossetto sotto. Colore. Vabbè. Fa niente, fa niente. Anche questa è matte. Sempre della NYX. Sì. Esatto, sempre della NYX, molto buono. Però è metallizzato. Sì, metallizzato. Mi trovo molto bene perché si asciuga e rimane. Anche se mangi, bevi, sì, un pochettino si schiarisce nel mezzo, però rimane molto bello. Ah, il pezzo. Ah, e poi c'è questi qua, che se te li vuoi mettere sono dei brillantini. Ah, ma certo delle che farfalline, voglio. Scusa, cose. Questo è molto Katy. Sì. Però no, non li ho mai usati. Però mi piacerebbe mettere degli sticker. Sì, adesso è proprio un trend 2020. Sì. Ma super carino, danno un tocco tutto nuovo a questo make-up. Sì, sì, sì. Adoro. Molto primavera style. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mega like. E adesso andate a vedere il video che abbiamo fatto sul canale di Luca e Katy. E insomma, speriamo di avervi tenuto compagnia. E vi mandiamo un bacione. Ciao! Ciao, raga!